colleghi sindaci, ma soprattutto alla voce dei cittadini del Valdarno. E il peso della loro, della nostra presenza vuole essere il peso della loro presenza, perché è un territorio che ha dato generosamente tanto, ha diritto, e l'amministrazione pubblica ha il dovere di rappresentarne sostanzialmente i positivi sviluppi, che paventati in 10 anni non sono stati fedelmente attuati proprio dall'amministrazione pubblica fino adesso. Quindi chiedere la chiusura del potere Rota nel 2021 significa adempiere a degli impegni presi e, come dicevano i romani, pacta sunt servanda. Quindi gli impegni vanno rispettati. E questo è l'appello di noi oggi, ma impegni anche in ordine alle nuove realtà di come lo sviluppo si sta cogliendo in questi anni. Non per niente il patto europeo si chiama New Generation EU. Non per niente. Vedete, si può intendere la cittadinanza come la presenza e la voce dei cittadini, ma questi cittadini sono i cittadini di ieri, che hanno dato vita a un Valdarno splendido, coniugando con l'azione dell'uomo un paesaggio meraviglioso, e sono i cittadini di domani, che hanno dei diritti acquisiti, in quanto noi siamo dei fideicommessi, dicevano il diritto romano, cioè siamo persone a cui viene affidato un patrimonio e che lo dobbiamo consegnare alle nuove generazioni. Questo è il dovere della politica, avere uno sguardo lungo, non solo sostenere interessi privati, perché se sosteniamo semplicemente gli interessi parziali generiamo il conflitto. Solidarietà significa tutti, non tutti meno uno. Solidarietà significa sempre, oggi, domani e ieri. È un paesaggio consegnato dalla natura e valorizzato da artisti come Masaccio, Leonardo, Petrarca, Poggio Bracciolini, Marsilio Ficino, i Varchi e tutti gli artisti che ne hanno dato compiutezza e l'hanno invitato, indicato a tutta la popolazione mondiale, che qui viene come un luogo ameno, uno dei luoghi più belli del mondo, e va dal Prato Bagno alla meravigliosa Valle dell'Arno, alle colline, ha diritto di essere vissuto non solo dai turisti, ma anche dai cittadini e da coloro che sanno apprezzare la bellezza. Nel nome della bellezza noi facciamo questo appello, nel nome della bellezza, che è l'espressione più alta della capacità umana, noi facciamo questo appello perché sostanzialmente i patti interprovinciali, i patti tra le amministrazioni, la voce dei sindaci sia rispettata e, al di là delle contingenze attuali, si trovi la soluzione, e le soluzioni che sono semplicissime, probabilmente in 2 anni era possibile già attuarle nel momento in cui erano state previste. Ecco, di questo noi affidiamo a voi, che siete i portatori delle opinioni e anche delle attese e anche dei desideri delle nostre popolazioni. Grazie.